Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Attraverso questa lettera anche oggi vogliamo raccontarvi quello che Padre Pio scriveva nel 1912. Ormai da diversi anni Padre Pio era a casa sua, era nella sua terra natale, perché non riusciva a stare bene all'interno del chiostro. Ogni volta che ritornava in convento qualcosa non andava, questa strana malattia lo costringeva a restare a casa. Una lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino, dove gli racconta il lungo e feroce assalto notturno del demonio. Infatti scrive: l'altra notte la passai malissimo, quel cosaccio da verso le 10 che mi mise a letto fino alle 5 della mattina non fece altro che picchiarmi continuamente. Molte furono le diaboliche suggestioni che mi poneva davanti alla mente, pensieri di disperazione, di sfiducia verso Dio. Ma viva Gesù, poiché io mi schernii e col ripetere a Gesù vulnera tua merita mea. Credevo proprio che fosse quella propriamente l'ultima notte di esistenza, o anche, non morendo, perdere la ragione. Ma sia benedetto Gesù, che niente di ciò si avverò. Alle 5 del mattino, allorché quel cosaccio andò via, un freddo impressionante si impossessò di tutta la mia persona, da farmi tremare tutto, da capo a piedi, come una canna esposta ad un impetuosissimo vento. Durò circa un paio d'ore. Andai del sangue per bocca. Infine venne il pargoletto Gesù, al quale dissi di voler fare solo la sua volontà. Mi consolò e mi rinfrancò le sofferenze della notte. Oddio, come batteva il mio cuoricino, come ardevano le mie guance presso questo celeste bambino. Questa notte poi l'ho passata tutta intera con Gesù appassionato. Ho sofferto anche assai, ma in un modo ben diverso da quello della notte precedente. Questo è stato un dolore che non mi ha fatto male. Aumentava sempre più in me la fiducia in Dio e mi sentivo sempre più attratto verso Gesù. Senza nessun fuoco vicino, mi sentivo interamente tutto bruciare. Senza lacci addosso mi sentivo a Gesù, stretto e legato. Da mille fiamme mi sentivo bruciare, che mi facevano vivere e mi facevano morire. Quindi soffrivo, vivevo e morivo continuamente.